Serata che si preannuncia intensa, tutti gli ingredienti per assistere a una grande partita. Un saluto da Piero Gepardo e ovviamente dal mio compagno di avventura Stefano Nava, pronti a commentare una sfida ricca di spunti di interesse. Si preannuncia una partita tutta da seguire. Mi aspetto 90 minuti giocati a ritmi elevati, Pier, con occasioni e capovolgimenti di fronte. Occhio che guadagna metri. Con grande qualità ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. Attenzione, pericolo! E c'è la conclusione. Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, eh? Molto bene. Non si è lasciato. Ci mette i pugni e allontana. Vediamo cosa inventa ora. Occhio da lì! Super Lopez qui! La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Palla pericolosa, bravissimo qui. A metri davanti a sé, attenzione. Attenzione al CR7. Sergio Oliveira. Cristiano Ronaldo. Cross respinto qui. Cristiano può portarsi in vantaggio. 1-0, trovano il gol subito. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Attaccano i Magpies. Fanno girare benissimo il pallone. Qui però esagerano col tiki-taka. Pallone perso. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. CR7. Rappa. Palla che spiove. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Possesso per i Magpies. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Decisivo l'intervento del difensore. Cristiano Ronaldo. Gran pallone di Cristiano. Riceve palla, pericolo da lì. Poco lucido qui l'attaccante di fronte al portiere. Ma doveva metterla da lì, Pierre. Dai, ha sprecato una palla gol nitidissima. Di testa concede la touche. Si riprenderà con la rimessa laterale. Duello molto fisico per il possesso di palla. Va al tiro. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Aumenta l'intensità del pressing. Rafa. Occhio al contropiede qui. Bruno Fernandes.
Grande intervento del difensore. Bel passaggio. La squadra avversaria riconquista il pallone. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Un altro ottimo tocco. Regalano palla agli avversari. Che classe questo giocatore! Grande classe, direi. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. André Silva. Occhio al contropiede. Attenzione perché è solo. Non trattiene, occhio alla possibilità. Buona qui la lettura del difensore. È tutto solo. Ed è rete. Uno splendido raso terra che finisce in rete. Nulla da fare per gli avversari. Stava schiacciando un pisolino qui, eh? Lesto l'avversario a rubargli la palla, fa ripartire l'azione che ha portato al gol. Un errore davvero grossolano. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Con grande qualità ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. Intervento ruvido ma corretto. Ripartono in campo aperto. Buona l'idea qui. Pallone sulla corsa. Hanno capitalizzato al meglio un contropiede da manuale. Ottimo lavoro di tutta la squadra, non solo dell'attaccante che l'ha messa dentro. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, è una ripartenza da manuale. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Apre il gioco. Non un grande passaggio, in effetti. È iniziato il conto alla rovescia, 60 secondi da giocare. Palla buona per CR7. Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, eh? Molto bene. Non si è lasciato battere da questa conclusione. Centra in pieno il difensore. Buona qui la lettura del difensore. Arriva il fischio finale dell'arbitro in questo primo tempo. 4-0 risultato. McVice che proveranno in questa ripresa a recuperare lo svantaggio. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Pallone perso. Hughes. Hanno perso palla. Bruno Fernandes. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere. Troppo facile. Possesso regalato qui. Regala qui il pallone. Pallone profondo per il compagno. André Silva. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Buyuk. Hughes. Possesso per i Magpies. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Si libera del marcatore. Palla pericolosa, bravissimo qui. C'è spazio per la ripartenza.
il ripiegamento di Cristiano. Si libera bene qui. Rafa! Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. 5-0, partita assolutamente in cassaforte. Una sola squadra in campo. Con grande qualità ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Cercano spazi. Weber. Hughes. Chance per il cross. Avanza col pallone tra i piedi. Palla recuperata dagli avversari. Occhio al contropiede qui. Ha spazio davanti a sé. Situazione complicata per la difesa. Interviene e spazza via. Occhio al tiro della bandierina. Interviene e sventa il pericolo. Duyuk. Prova ad attaccare sulla corsia. Hughes. Buono il tackle. Occhio alla ripartenza. Palla interessante nello spazio. Bella la verticalizzazione. E il portiere ci arriva. Una parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Pericolo scampato. Decisivo l'intervento. Sarà corner. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Conclusione intercettata. Ancora un calcio d'angolo. Crossa nel mezzo. Palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione. Ancora un quarto d'ora da giocare. Perdono il possesso del pallone. Attenzione alla CR7. A metri davanti a sé, attenzione. E possono ripartire. Gelson Martins. Buona l'intuizione qui. Pallone in profondità. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Pallone che torna agli avversari. Cristiano Ronaldo. André Silva. Se ne può andare adesso. Occhio qui. E il pallone entra ed è gol. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. È stato quindi un gioco da ragazzi metterla alle spalle del portiere sfruttando la situazione di 2-1. Mancano 5 minuti alla fine della partita. C'è la rimessa con le mani. Cristiano. Occhio a Cristiano. Palla ancora in gioco, pericolo. Può mettere da lì. È arrivata la tripletta. Era nell'aria Piera. Per come stava giocando, difesa chiaramente in difficoltà. Non mi stupirei se ne facesse degli altri. Siamo nelle fasi finali della gara. Le cose non si sono messe bene per loro.
Spesso i pronostici nel calcio sono fatti per essere smentiti, soprattutto quando c'è una distanza che sembra incolmabile. Direi che non è questo il caso. Tutto sta andando secondo le previsioni. Oggi c'è solo una squadra in campo. Grande apertura. Weber. Use. C'è il segnale di chiusura, tre punti importanti davanti al proprio punto. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Amici sportivi, ho il piacere di commentare assieme a Stefano Nava una partita dai contenuti tecnici e tattici davvero importanti. Sono gare speciali in grado di regalare sempre emozioni uniche, come la tradizione. Non vedo l'ora che inizi, Piero, ho proprio voglia di divertirmi e penso anche ai nostri amici a casa. Okafor. Ken. Torregrossa interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Occasione per passare in vantaggio, intervento provvidenziale del portiere. Occasione della bandierina. La mette in mezzo, palla che torna alla difesa avversaria. Okafor, occhio al contropiede. Situazione complicata per la difesa. Ecco il gol dell'1-0, la sbloccano subito. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Brutto errore da parte della Lokomotiv. Punta l'area. Vediamo cosa inventa ora. Occhio al traversone. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Qui possiamo rivedere il gol che consente adesso di condurre il colpo di testa che è andato a sbattere contro i legni della porta. Pallone poi sul fondo. Decisamente, Pier. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Può ricevere una posizione interessante. Se ne può andare adesso. Ecco il gol. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ancora la circolazione di palla. Ha spazio per andare? Guarda il movimento in area.
Pallone invitante. Può colpire da lì. Gli ruba benissimo il pallone. D'Alessandro. È stato fermato dal difensore. Gran palla. C'è il tocco sulla fascia. Palla che termina fuori, sarà rimessa laterale. Okafor. Decisivo l'intervento del difensore. C'è l'errore, perdono palla. Mette in movimento Ken. Ken è tutto solo. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Palla che esce, touche, rimessa laterale. C'è l'errore, palla recuperata. È il pallone giusto per riaprire la sfida. Ha sciupato tutto da pochi passi, potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Assolutamente, gli errori ci stanno nel calcio. Anche se onestamente era più facile segnare qui che sbagliare. Okafor. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Lokomotiv che spinge. Grande intervento del difensore. È in buona posizione. Suggerimento interessante. Occhio al tiro. Palla ribattuta ma non è finita. Non credo che vorrà rivedere quello che ha combinato prima. Si è mangiato un gol davvero incredibile. Mamma mia. Bravo il difensore che ferma tutto. Cerca di bucare per il compagno. Buono qui l'intervento del difensore. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Posizione ideale, il tocco per Ken. Ken! Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Questo è il pallone giusto. L'arbitro ferma il gioco per posizione irregolare, chiamata facile qui per l'assistente. Era nettamente avanti. Riconquista la palla. C'è un minuto ancora da giocare. Lettura perfetta e palla recuperata. E dopo la fine della prima frazione, dunque, due... Si gioca la seconda frazione con la Lokomotiv che deve inseguire. Un altro ottimo tocco. Regala qui il pallone. Interessante la verticalizzazione qui. Guadagna metri. Attenzione, occasione. E c'è il gol. Uno splendido rasoterra che finisce in rete. Nulla da fare per gli avversari.
Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Hanno spezzato bene la trama qui. Torregrossa. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Un altro ottimo passaggio. Perdono qui il possesso di palla. Si libera alla grande. Uscita coraggiosa del portiere, che qui ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Un intervento decisivo, ha evitato un gol sicuro. Vediamo cosa fa ora. Può colpire da lì. Strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Corner in aria. Ha cercato, forse in maniera anche un po' egoista, di segnare il suo terzo gol, ma qui ha sbagliato tutto. Tipico di chi gioca in attacco, l'egoismo. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Pallone profondo, pericoloso. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Buono l'intervento, ma non è finita. Interrompe l'azione pericolosa. Ken. Non riescono a tenerla. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. L'errore qui da parte della Lokomotiv che perde palla. Palla molto interessante. Può metterla da lì. È arrivata la tripletta. Era nell'aria Pierre. Per come stava giocando, difesa chiaramente in difficoltà. Non mi stupirei se ne facesse degli altri. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Spesso i pronostici nel calcio sono fatti per essere smentiti, soprattutto quando c'è una distanza che sembra incolmabile, direi che non è questo il caso. Tutto sta andando secondo le previsioni, oggi c'è solo una squadra in campo. Lettura perfetta e palla recuperata. È in buona posizione. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Torregrossa. Ottima visione di gioco qui. Palla che esce, touche, rimessa laterale. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Non può sbagliare da lì. Buono stavolta l'intervento del portiere. Si tratta forse della prima parata che effettua oggi. Palla in area di rigore. Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone, questo sì, girata di testa che meritava miglior fortuna. Numeri confortanti, guarda qui, per quanto riguarda i tiri in porta naturalmente, che confermano la supremazia al di là del risultato. Tante le occasioni create, sembrano avere la partita in pugno, direi.